Buongiorno a tutti, benvenuti a casa mia, anche se virtualmente, non fisicamente, anche perché non ci stareste tutti in casa mia, però benvenuti. Benvenuti in questa giornata, come ci ricordava Salvatore, di inizio di primavera. Solitamente l'inizio della primavera ci portava una gioia particolare al cuore, oggi il sole è splendente, ma lo dobbiamo vedere da casa nostra. Però ecco, ci riscopriamo famiglie, riscopriamo certi rapporti che a volte così pensavamo di aver perduto. Stamattina nella messa di Santa Marta, Papa Francesco all'inizio ha voluto che pregassimo particolarmente per le famiglie. Questo terreno inesplorato del condividere magari pochi metri quadrati in tante persone e non eravamo più abituati, ci dobbiamo riabituare. Bisogna riscoprirci veramente famiglie e ce lo riscopriamo con questo 100% amore che abbatte questa paura che fa 90. Sono Fulvio Dal Pozzo, coordinatore regionale del Piemonte e della Valle d'Aosta. Sono qui insieme a mia moglie Maria Pia, insieme abitiamo in questa casa, quindi ci vedete così vicini, ma perché siamo insieme in questi giorni, diciamo, di una certa clausura. Allora vogliamo cominciare questa preghiera, questo rosario allo Spirito Santo, i frutti, gli occhi della nostra fede li stanno vedendo, c'è sempre un Kairos, c'è sempre un tempo del Signore in ogni nostra azione, in ogni tempo il Signore c'è. Gesù ci dice il Padre opera sempre, sta anche operando in questi tempi in cui magari noi non riusciamo a comprendere. Allora iniziamo insieme questa preghiera, pregheremo quest'oggi i primi tre misteri. Rosario allo Spirito Santo con meditazioni di Papa Francesco da Evangelii Gaudium. Offriamo una preghiera fervente allo Spirito Santo perché ci protegga nel tempo della prova. Il coronavirus ci spinge a elevare suppliche e lodi allo Spirito Santo, perché guarisca quanti soffrono ogni sorta di malattia, perché ispiri la scienza ai medici e la sapienza ai governanti, perché infonda coraggio a coloro che sono nello sconforto e nella paura. Ogni mistero del Rosario allo Spirito Santo viene pregato per una particolare intenzione, commentato da un brano dell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
gloria, adorazione, benedizione, amore a te, eterno divino Spirito, che ci hai portato sulla terra il Salvatore delle anime nostre, e gloria e onore al suo adorabilissimo cuore che ci ama di infinito amore. Primo mistero, Gesù è concepito per opera dello Spirito Santo nel seno della Vergine Maria. Pregheremo per tutti gli ammalati, in modo particolare vorrei pregare per gli ammalati di tutta l'Italia, di tutto il mondo, e gli ammalati delle mie regioni, Piemonte e Valle d'Aosta, in modo particolare per il marito di Teresa Lucà, che è la coordinatrice diocesana della diocesi di Susa, ricoverato in terapia intensiva, e voglio pregare anche per il vescovo di Pinerolo, che è stato diagnosticato positivo al coronavirus, e con loro tutte le persone che in questo momento soffrono, ma soprattutto soffrono la solitudine per non poter avere contatti con i loro cari. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Allora Maria disse all'angelo: com'è possibile? Non conosco uomo. E rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Dai Vangeli Gaudium 287-288. Maria si è lasciata condurre dallo Spirito attraverso un itinerario di fede, verso un destino di servizio e di fecondità. Noi oggi fissiamo lo sguardo su di lei perché ci aiuti ad annunciare a tutti il messaggio di salvezza e perché nuovi discepoli diventino operosi evangelizzatori. Maria sa riconoscere le orme dello Spirito di Dio nei grandi avvenimenti e anche in quelli impercettibili. È contemplativa del mistero di Dio e del mondo, nella storia, nella vita quotidiana di ciascuno e di tutti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci abbandonare nella tentazione, ma liberaci dal male. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Chi ha sete venga beva da me, a nuova vita verrà, perché la mia acqua come sorgente da lui sgorgerà. Non avranno fame.
li turberà. Dietro l'agnello, loro pastore, in pascoli erbosi, ad acque limpide, chi ha sete venga e beva da me, a nuova vita verrà. Perché la mia acqua come sorgente da lui sgorgherà. Secondo mistero. Gesù è consacrato Messia al Giordano dallo Spirito Santo. Vogliamo ricordare i medici e vogliamo ricordare gli operatori sanitari. In particolare nella nostra regione, permettetemi, vorrei ricordare il nostro caro Lorenzo Pasquariello, sua moglie Chiara, sua sorella Mariella, che in prima linea sono impegnati in questa dura lotta contro il coronavirus, ma tutti gli infermieri, gli operatori sanitari, e vorrei aggiungere anche tutti coloro che nella protezione civile, gli alpini, chi in ogni modo può essere utile, si sta mettendo utile in questo momento per questa società che soffre, questa prova. Allora ecco, questa decina, questo rosario, questa parte di rosario, vorremmo proprio che il Signore desse un'effusione particolare a queste persone. Quando tutto il popolo fu battezzato e mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea, come di colomba, e vi fu una voce dal cielo: tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Evangelii Gaudium 119. In tutti i battezzati, dal primo all'ultimo, opera la forza santificatrice dello Spirito Santo, che spinge a evangelizzare. Il popolo di Dio è santo in ragione di questa unzione che lo rende infallibile in credendo. Questo significa che quando crede non si sbaglia, anche se non trova parole per esprimere la sua fede. Lo Spirito lo guida alla verità e lo conduce alla salvezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Chi ha sete venga e beva da me, a nuova vita verrà.
scorgerà. Sei parola viva, Dio di verità. Guida i tuoi servi, tu che ci salvi, la vita che doni e amore e libertà. Chi ha sete venga e beva da me, a nuova vita verrà, perché la mia acqua come sorgente da lui sgorgerà. Terzo mistero. Gesù muore in croce per togliere il peccato e dona lo Spirito Santo per i familiari di quanti soffrono. Vorrei che in questo momento di preghiera presentassimo proprio quelle famiglie che si vedono portare via un caro e che forse non avranno più l'occasione di vederlo. Perché questa malattia è così, oggi ci fa consegnare i nostri cari. Ma la fede ci dice che la morte non è l'ultima cosa, l'ultima parola non ce l'ha la morte. Il pungignone della morte è stato spezzato dalla croce di Gesù Cristo e la fede in Lui. Ecco, allora richiamiamo alla fede questi familiari che si sentono privati, svuotati, si sentono addirittura amputati di qualcosa. Ecco la fede che ci fa trovare la forza, la fede che ci fa ritrovare il sorriso, la fede che ci fa sperare che noi ci rivedremo e ci rincontreremo alla presenza di Dio Padre. Questa può lenire, può abbattere ogni dolore. E anche in questa sofferenza, ci insegna Gesù, noi incontriamo l'uomo. In questa sofferenza noi evangelizziamo, perché diciamo non è tutto finito, ma qualcosa di nuovo è già cominciato. Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la scrittura: ho sete. Vi era lì un vaso pieno d'aceto. Lo posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima ad una canna e gliel'accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto. E chinato il capo, spirò. Evangelii Gaudium 84. Lo sguardo di fede è capace di riconoscere la luce che sempre lo Spirito Santo diffonde in mezzo all'oscurità, senza dimenticare che dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia. La nostra fede è sfidata a intravedere il vino in cui l'acqua può essere trasformata e a scoprire il grano che cresce in mezzo alla zizzania. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Oggi è sabato, la Chiesa di sabato contempla e onora sempre la Regina del Paradiso. Allora, a conclusione di questo rosario, recitiamo ancora insieme la Salve Regina. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. O su dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Carissimi amici, fratelli, sorelle del Rinnovamento Piemonte e Valle d'Aosta e tutta Italia e tutti coloro che sono collegati in diretto o che vedranno in differita questo momento di preghiera, vogliamo mandarvi, io e Maria Pia, mia moglie, un messaggio proprio di speranza. Questi giorni di prova ci faranno uscire più forti. Papa Francesco lo dice anche in Evangelii Gaudium, abbiamo detto, ogni prova ci fortifica, da ogni prova ne usciamo più forti, da ogni prova ne usciamo anche più vissuti, ne usciamo più maturi. Che significa tutto questo? Significa che dobbiamo vedere avanti con piena speranza e insegnare questo agli altri. Alle persone che abbiamo vicino i contatti non avvengono fisicamente, i contatti possono avvenire telefonicamente. Benedico il Signore per questa iniziativa del rinnovamento del Comitato Nazionale, di queste dirette che si alternano nella giornata. È una compagnia, è un momento che ci richiama un attimino alla preghiera, farla assieme è più bello. Pregare in solitaria, pregare personalmente è una buona e pia pratica della nostra fede, ma pregare insieme è una bella cosa. E proprio di questi argomenti ne sta parlando anche il nostro caro presidente coordinatore nazionale Mario Landi, che a seguire questo momento di preghiera, ecco, ci introdurrà ancora in un altro passo in questa vita comunitaria. Vita comunitaria fatta sui social, ma che è altrettanto vita comunitaria di abbracci virtuali, ma che è altrettanto vita comunitaria. Ecco allora un caro saluto a tutti e mi raccomando, ogni giorno seguiamo questi momenti di preghiera, intercediamo e chiediamo, urliamo veramente al Signore, Signore, per favore, donaci la salute, donaci di poter vedere la fine di questa clausura. Amen. Buon pomeriggio a tutti, grazie Fulvio, grazie Maria Pia. Abbiamo vissuto insieme questi misteri del Rosario allo Spirito Santo che dobbiamo continuare a invocare con gioia, con fede e con speranza. Continuiamo il nostro percorso sulla vita comunitaria sottolineando un aspetto della vita comunitaria molto importante, quella del discepolato e del discepolato carismatico. Vorrei da subito leggere una parola tratta dal Vangelo di Giovanni, che tutti quanti voi già ricordate e conoscete, ma è importante proclamarla all'inizio di questo breve momento di riflessione. E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: «Che cercate?» Gli risposero: «Rabbì», che significa maestro, «dove abiti?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove abitava, e quel giorno si fermarono presso di lui. Erano circa le quattro
del pomeriggio. Ordinariamente questo brano viene in qualche modo messo in evidenza come il brano del discepolato, di coloro che seguono Gesù. Ma è bello vedere in questo brano come coloro che seguono con Gesù abitano con Gesù, vivono con Lui, o meglio, dovremmo dire al contrario, si fanno inabitare da Gesù. Il discepolato cristiano non è semplicemente seguire un'idea, una filosofia, un'ideologia, un concetto. Il discepolato cristiano è seguire una persona ed avere con lui una relazione. Questo può avvenire soltanto nel potere dello Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che ci fa conoscere veramente chi è Gesù, è lo Spirito Santo che ci guida alla verità e alla verità tutta intera. E la verità tutta intera è Gesù, io sono la via, io sono la vita, io sono la verità. Da questo punto di vista non c'è discepolato nella storia cristiana, nella vita del cristiano, senza un'adesione forte con Gesù nel potere dello Spirito Santo. Questa esperienza noi la viviamo nel rinnovamento dello Spirito Santo con la preghiera per una rinnovata effusione dello Spirito. Il frutto immediato della preghiera per una rinnovata effusione dello Spirito Santo è quella di avere Gesù come Signore. Gesù è il Signore, non è uno slogan, è uno stile di vita. Ed è bello vedere come Paolo ci dà una chiave di lettura di questa presenza dello Spirito Santo, che non è soltanto in abitazione esperienziale, ma è in realtà azione dello Spirito Santo nella vita del cristiano. Ci dirà in Romani 8,14: coloro che sono condotti dallo Spirito, questi sono figli di Dio. San Paolo ci dice che non sono figli di Dio soltanto coloro che hanno ricevuto lo Spirito Santo. Questo non è sufficiente, ma sono figli di Dio coloro che si lasciano guidare, condurre dallo Spirito Santo. C'è allora un cammino nello Spirito da fare e non soltanto una esperienza da vivere. E San Paolo stesso dirà nella lettera ai Galati che bisogna camminare nello Spirito. Se viviamo nello Spirito, camminiamo nello Spirito. Se la preghiera per una rinnovata effusione dello Spirito Santo rappresenta l'inizio di un rapporto personale con Dio, con la riscoperta del proprio battesimo, è l'inizio di una vita nuova nello Spirito, il cammino di discepolato ne certifica l'autenticità. E per avere questo cammino di discepolato c'è un luogo nel quale vivere il discepolato. Questo luogo nel quale vivere il discepolato è la comunità cristiana e, per quanto ci riguarda, è la comunità del rinnovamento dello Spirito Santo. Non puoi essere discepolo di Gesù senza camminare in una comunità. E Gesù quel venite e vedrete lo dice al plurale, non lo dice al singolare, vieni e vedi. C'è un cammino da fare insieme, c'è una relazione con Gesù da vivere insieme. Il tuo discepolato personale, il tuo seguire Gesù, necessita fondamentalmente di una comunità che ti aiuta a seguire Gesù, le sue orme, che te ne parla, che ti forma, che in un certo senso ti introduce in una relazione e una conoscenza più ampia di Gesù. E questa è la parte passiva del discepolo, cioè di colui che si lascia inabitare dallo Spirito Santo e in qualche modo si introduce in un cammino fraterno. Non è possibile, come dicevo, camminare nello Spirito da soli. Questa è una falsa possibilità, anzi è una grande tentazione, la tentazione di un cammino individuale sganciato dal vissuto comunitario. Vedete, l'unica preghiera che Gesù ci ha insegnato è da recitare al plurale, è il Padre nostro, non è il Padre mio. E questo concetto è molto importante, non ci si salva da soli. Perdonatemi. Noi stiamo sfruttando anche gli strumenti tecnici che abbiamo in questo momento per mantenerci nella comunione e nell'unità. Ma attenzione a non confondere questi strumenti tecnici con l'alternativa a un cammino comunitario. Non si può in realtà
camminare da soli a casa dietro uno schermo. In qualche modo anche il nostro pregare, l'offerta che stiamo facendo di vivere insieme dei momenti di preghiera è sempre un gesto comunitario che ci coinvolge tutti quanti insieme. Non ci si salva da soli, il discepolo non può camminare da solo, ha sempre l'esigenza di condividere un cammino gomito a gomito, un cammino non facile, un cammino dove in qualche modo il perdono permanente, l'ascolto, la reciprocità, la capacità di dialogo vengono sempre sfidati. Non siamo noi che scegliamo i fratelli con i quali camminare, ce li mette accanto il Signore e a volte non sono fratelli con caratteri facili, con vissuto pregresso alla conversione semplice, a volte sono portatori di tante difficoltà, di un vissuto difficile. Ecco, la libertà di camminare nello Spirito Santo non è una libertà che ci vede camminare da soli, è sempre una libertà che ci vede camminare insieme. Questo amatevi gli uni gli altri e non è un fatto sentimentale, è un fatto molto concreto, è il camminare insieme. Sei discepolo di Gesù nella misura in cui cammini con un altro. E questa è la dimensione passiva, ma c'è anche la dimensione attiva. Il tuo discepolato è un discepolato che non può non diventare servizio. Se tu sei collocato in una comunità, non puoi soltanto entrare nella logica di essere un discepolo che attinge da Gesù, che attinge dalla comunità, che è sostenuto. Devi metterti in discussione, devi chiederti io cosa posso fare per questa comunità. E non è un fare basato su un volontarismo, ma è un fare carismatico. Per questo parliamo di discepolato carismatico. A ciascuno, dirà Paolo nella lettera ai Corinzi, è data una manifestazione per il bene comune. Significa che la tua presenza all'interno della comunità è portatrice di un dono carismatico, che è anche sempre un dono soprannaturale, che tu devi mettere a disposizione della comunità. Il Concilio Vaticano II, in un documento, Apostolicam Actuositatem, al punto 1, numero 3, ci dice brevemente una cosa molto importante dei carismi e dei carismi che hanno tutti i cristiani, che ha ogni discepolo, ogni battezzato. E vorrei proclamarlo con forza e vorrei che ciascuno di voi sentisse questa proclamazione in qualche modo impegnare la propria esistenza. Dice così il Concilio, dicono i padri conciliari, dall'avere ricevuto questi carismi, anche i più semplici, sorge per ogni credente il diritto e il dovere di esercitarli per il bene degli uomini e a edificazione della Chiesa, sia nella Chiesa stessa che nel mondo, con la libertà dello Spirito il quale ispira quando vuole. Con i carismi che il Signore ti ha donato nel tuo cammino di discepolato, il tuo discepolato attivo diventa un servizio, la tua vita diventa un dono. E anche sempre in questo documento ci viene sottolineato un aspetto molto importante. In questo corpo, cioè la Chiesa, e possiamo dire la tua piccola comunità, è tanta l'armonia e la compattezza delle membra che un membro il quale non operasse per la crescita del corpo secondo la propria energia dovrebbe dirsi inutile per la Chiesa e per se stesso. È una parola molto forte ed è la parola della Chiesa questa, non è la parola del rinnovamento dello Spirito Santo. Il tuo cammino di fede, il tuo discepolato, il tuo seguire Gesù sfocia sempre in un servizio, sfocia sempre in una disponibilità, sfocia sempre in un servizio carismatico, secondo la grazia ricevuta da Dio, non secondo la tua volontà, il tuo desiderio, neanche secondo le tue intuizioni. È sempre la comunità che riconosce in te un dono che tu devi mettere a disposizione degli altri. E allora sì, hai ricevuto il battesimo nello Spirito, la preghiera per una rinnovata effusione dello Spirito, ma questo dono non è per te, questo dono è perché il tuo camminare nello Spirito, il tuo essere guidato nello Spirito diventi per tutti un dono di servizio e un dono d'amore. In fondo, nel Vangelo di Giovanni, nella lamanda dei piedi, Gesù ci dà un comando e lo dà a tutti quanti noi, come ho fatto anche io
così facciate anche voi. Il servizio che nasce dal discepolato carismatico, non è un'opzione da poter scegliere o non poter scegliere. Il servizio diventa il modo concreto per testimoniare che siamo inabitati dallo Spirito Santo e che stiamo seguendo davvero Gesù e che davvero Gesù è il Signore. Io ho terminato questa breve riflessione e ora voglio passare la parola a un altro nostro carissimo collaboratore del Rinnovamento che è impegnato molto sul fronte delle opere, è un poco porta avanti tutte le opere di impegno sociale che attraverso la Fondazione Alleanza del Rinnovamento noi esprimiamo. Siamo davvero grati del suo servizio, come di tanti che in tanti modi sono presenti in tanti luoghi di sofferenza, in tanti luoghi di difficoltà, esprimendo questo discepolato carismatico non soltanto all'interno del Rinnovamento nello spirito, ma anche nella storia e nella società. Bene, buona continuazione a tutti, ascoltate con attenzione questa testimonianza e grazie, ci rivedremo domani. Dio vi benedica a tutti. Buongiorno a tutti, cari fratelli e sorelle, sono Alberto Civitan, ringrazio Mario della sua testimonianza, del suo intervento e per avermi introdotto a voi. Io sono Alberto Civitan, sono un collaboratore della Fondazione Alleanza e come sapete la Fondazione Alleanza è diciamo così, il braccio sociale del movimento, è l'ente che si occupa di portare avanti le opere, i progetti sociali, i progetti educativi del movimento. Il nostro lavoro continua, nonostante siamo in una situazione di emergenza, come vedete anch'io, come hanno testimoniato i miei fratelli e i miei colleghi, lavoriamo da casa, portiamo avanti tutto quello che c'è da fare dalle nostre case, in modalità smart working, come si direbbe. Non è semplicissimo, perché questa situazione in qualche modo ci richiama a riorganizzare gli spazi, a riorganizzare i tempi, a casa ci sono i figli con tante esigenze, tanti impegni scolastici, la didattica online, quindi incastrare tutto non è semplicissimo, però andiamo avanti, ringraziamo Dio di questo, ringraziamo Dio che ci dà modo anche di entrare nella vita, nella storia, come diceva Mario, di entrare nella vita delle persone. Noi portiamo avanti tante cose, i progetti continuano, mi è risuonato tante volte in questi giorni la parola del Vangelo di Marco quando dice siate voi stessi a dare loro da mangiare, perché la Fondazione Alleanza in questo tempo fa proprio questo, in parte, non in tutto, ma in parte, continuiamo a portare avanti soprattutto ad esempio il progetto Auxilium, che è un progetto dedicato, molti di voi conoscono perché l'abbiamo presentato più volte, che si dedica ad aiutare le famiglie dei detenuti che si trovano in stato di difficoltà, in stato di bisogno economico. Riconosciamo a loro un credito e li aiutiamo a fare la spesa sostanzialmente, e la spesa gliela portiamo a casa, facciamo delle consegne, così come succede a tantissimi di noi in questi giorni, impossibilità di spostarsi. Quindi, come vedete, c'è anche una sorta di concorso un pochettino a quelli che sono i progetti che abbiamo messo in piedi. Questo progetto va avanti. Siamo alla seconda edizione, abbiamo altri 30 nuclei familiari da aiutare, che portiamo avanti con le risorse del 5 per 1000, questo ci tengo a sottolinearlo, e che sono circa 150 persone, 150 persone, anzi 180 persone per questa seconda edizione, che abbiamo cominciato ad aiutare proprio dal mese di febbraio, dal mese scorso, e la settimana prossima partirà una seconda consegna. Questo è, diciamo così, il cartello, la l'intestazione del progetto Auxilium, che poi voi avrete modo di riconoscere. Questa è soltanto una delle iniziative. Pensate che abbiamo in questo fare, in questo andare, continuiamo anche a sentire le famiglie dei detenuti che aiutiamo. C'è un ufficio dedicato intanto a capire, a sapere se le consegne sono arrivate, se è tutto a posto, se i prodotti sono di loro gradimento, e ovviamente in questo modo ci facciamo anche un pochettino prossimi a quelle che sono le loro necessità, quindi raccogliamo esigenze, raccogliamo testimonianze, raccogliamo ringraziamenti, raccogliamo tante situazioni di dolore, tante situazioni di difficoltà. Quindi nel ringraziarci e nel dirci continuate ad andare avanti, grazie che ci sostenete, grazie che fate questo per noi, perché la famiglia del detenuto di solito viene, spesso purtroppo succede, che viene lasciata nella loro indigenza. Continueremo ancora,
nel cercare risorse, nel partecipare a bandi esterni per cercare di aumentare e di incrementare le famiglie, il numero di famiglie che possiamo aiutare. Però intanto per quest'anno, per questa fase, siamo con i nostri 30. Ci chiamano già dalle carceri, vi faccio vedere, ci chiamano già dalle carceri per sapere quando partirà la terza edizione. Eccola qui, questo è il bando nuovo per l'assegnazione dei contributi. Ci chiedono già se e quando partiremo per la terza edizione. Se Dio vuole, riusciremo a mettere in piedi anche quest'altra iniziativa. E questo è un aspetto dell'attività che la Fondazione Alleanza fa. Poi andiamo in Moldavia. In Moldavia abbiamo tante cose, tutta l'attività missionaria che purtroppo in questo tempo è ferma ovviamente, ma che se è fermo l'andare non è fermo il progettare, non è ferma la programmazione, non è ferma lo scambio continuo con le parrocchie e con le esigenze. In Moldavia voi conoscete il progetto di adozione Adotta una famiglia a distanza e il progetto, scusate, ecco qui, progetto adozione di un sacerdote a distanza. Sono progetti che vanno avanti. Non possiamo andare, ma possiamo continuare comunque a sostenere le loro necessità. Collaboriamo con la Chiesa Moldava, ovviamente. Questo progetto si fa già in due parrocchie, a Ribnisa, in due parrocchie città, Ribnisa e Belza a Balti. Sempre per la Moldavia stiamo programmando il progetto socio-educativo con la nostra equipe di educatori previsto per l'estate 2020, che è il progetto punto di contatto. Questa è quella Ismail, quello che abbiamo fatto nel 2019 a Belz, con 150 minori tra bambini dai 6 ai 10 anni e poi dagli 11 ai 16, un po' come succede nel nostro meeting, ma sono attività abbastanza complesse, perché ovviamente c'è la difficoltà della lingua, la difficoltà del territorio, gli spazi e tutto quello che serve. La nostra equipe educativa di educatori si è riunita proprio in questi giorni perché sta mettendo a punto, ha cominciato a progettare, a programmare quello che dobbiamo fare l'estate, a Dio piacendo, nell'estate 2020. Probabilmente, auspicabilmente, quest'anno replicheremo anche punto di contatto in un'altra città della Moldavia, quindi 2 settimane, una a Belz e una a Ribnisa. E poi, novità assoluta, questo è tipo una sorta di spot, è proprio per farci prossimi, per andare avanti, per continuare in questo lavoro di collaborazione e per farci sempre più vicini alle esigenze di chi sta in Moldavia, dei nostri fratelli moldavi, inizieremo nei prossimi giorni il percorso di alfabetizzazione di lingua russa, che è a distanza, ovviamente. Metteremo a disposizione di 20-25 missionari educatori un tutor che si prenderà cura di insegnare le basi, i rudimenti della lingua russa, proprio per fare in modo che quando i missionari avranno la possibilità di tornare, di andare e di ritornare dalle famiglie che sosteniamo, che accompagniamo, che visitiamo, magari qualche parola, non dico fare un discorso, però magari qualche parola in russo riescono a condividerla e a farsi ancora più vicini a loro. Queste sono soltanto alcune delle cose che, diciamo così, che bollono in pentola e che stanno andando avanti, nonostante questa situazione di emergenza. Voi stessi date loro da mangiare, ecco, che il Signore ci chiede proprio di rimboccarci le maniche, nonostante le difficoltà, nonostante l'emergenza, e di continuare con dedizione, con impegno, con amore, con passione a proseguire l'opera che è già iniziata e a tracciarne un'altra ancora, non fermarsi davanti alle difficoltà e soprattutto di non scoraggiarci. La Fondazione va avanti, l'impegno della Fondazione va avanti, l'ufficio progetti della Fondazione va avanti, ma va avanti perché va avanti il rinnovamento. Come abbiamo visto in questi giorni bellissimi di condivisione, di amore, di passione, di preghiera, di intercessione, che a tutte le ore del giorno ci vengono messe a disposizione. La missione va avanti, il rinnovamento continua con generosità e con convinzione, con amore e passione ad alimentare nel cuore degli uomini, nel cuore della storia questa grande passione. Ma per proseguire, noi delle fondazioni, la fondazione, l'ufficio progetti ha bisogno di tutti, ha bisogno delle preghiere, ha bisogno del sostegno, ha bisogno sempre di condivisione, ha bisogno sempre di comunione. I bisogni sono tanti e le risorse, come al sempre, sono poche. Quindi il mio lavoro da casa, il mio lavorare da casa, anche condividendo con i figli che per la prima volta vedono di che cosa mi occupo, che cosa faccio, come imposto il lavoro, che metodi uso, i programmi al computer, insomma tutte le cose che ci stanno dietro, sono affascinati, sono contenti, uno spazio e un tempo che non tornerà più e che in qualche modo ci godiamo, sta in questo, sta nel portare avanti, sta nel collaborare, sta nel dare sempre a
ai miei fratelli, alle persone, ai colleghi che mi stanno accanto, con le quali condivido il mio percorso professionale, di continuare a sperare, continuare ad andare avanti, non mollare mai, come si dice, e soprattutto a confidare nella bontà di Dio, che tutto questo un giorno finirà. Finirà, e ovviamente non sappiamo né quando né se le cose torneranno come prima. Abbiamo in noi il grosso senso di responsabilità, che nulla può essere accantonato, nulla può essere abbandonato, ma tutto deve essere ripreso con cura e a farci carico soprattutto delle situazioni più gravi e più difficili. Noi in questo tempo di emergenza forse riusciamo un pochettino a capire un po' più da vicino che cosa significa trovarsi stretti, trovarsi con poche disponibilità, gli spazi limitati, le relazioni soprattutto limitate. Ecco, che questo tempo ci faccia capire, ci aiuti a capire che a valorizzare quanto è importante quello che abbiamo quotidianamente, e a valorizzare nel nostro cuore soprattutto la fraternità, la relazionalità. Io con molta umiltà mi sono permesso di condividervi queste poche informazioni, questo poco tempo. Vi lascio nel ringraziare tutti, nel ringraziare i responsabili per questa bellissima iniziativa che hanno immaginato, di condivisione continua, costante, di intercessione, e soprattutto i colleghi che a distanza un pochettino mi mancano, devo dire la verità. Ci sentiamo, con alcuni ci sentiamo di più, con altri un po' meno, ma il senso anche della fraternità che si vive negli uffici di Via degli Olmi o di Odos, insomma, speriamo di recuperarla presto. Vi lascio con questa grande affetto per ciascuno, grazie per avermi ascoltato. Io resto a casa e prego, io resto a casa e intercedo, io resto a casa e dono. Dio ci benedica e Dio vi benedica. Grazie a tutti, lascio la parola adesso ad Amabile, che continua per il seminario di Vita Nuova, battezzati in uno spirito per formare un solo corpo. Ciao a tutti. Buon pomeriggio cari amici, ringrazio Alberto per la testimonianza che ha reso e tutti i collaboratori che continuano a lavorare da casa e con cui ci sentiamo e continuiamo questo lavoro in rete. Continua il nostro percorso di seminario di Vita Nuova, abbiamo vissuto già 3 tappe. La prima, dell'amore di Dio, l'amore che il Padre ha per ciascuno di noi, al punto che ha donato il suo Figlio Gesù, morto per noi, per i nostri peccati. E proprio del peccato è stata la seconda tappa che Rosario ci ha presentato e ci ha fatto comprendere come questo amore mette in evidenza, in luce, proprio le nostre debolezze. Ma noi proprio per questo amore siamo pronti ad abbandonare il nostro peccato. E la terza tappa, poi, proprio ieri, Carmela ci ha fatto riflettere come è importante dare una scala di valori nella nostra vita e mettere il Signore al primo posto, perché è il nostro Salvatore, morto per noi e ci salva da tutto ciò che ci può fare del male. Ecco, adesso inizia questo nuovo percorso, questa nuova tappa che ci fa riflettere su una parola che è tratta dalla lettera dei Corinzi, la prima lettera dei Corinzi, al capitolo 12, versetto 13, battezzati in un solo spirito per formare un solo corpo. E ognuno di noi ha ricevuto il suo battesimo, e forse eravamo piccoli, accompagnati dai nostri genitori. Ciascuno di noi è bene che faccia questo ricordo durante la propria vita, durante l'anno, e Papa Francesco proprio spesso ci invita a dire ricordate la vostra data. Io sono andato a recuperarla, io ricordo che ho chiesto proprio a mio padre di sapere qual era questa data, il 21 giugno, e per me è il momento in cui lo Spirito è entrato nella mia vita. E l'abbiamo anche confermata questa nostra gioia di appartenere a Cristo, e con questa forza del battesimo e poi confermata nella cresima, noi abbiamo certamente consolidato il nostro rapporto con Cristo. Ma sia il battesimo che la confermazione ci hanno regalato e ci hanno fatto dono dello Spirito che è in noi, ma che deve agire, che dobbiamo metterlo in condizione di poter agire in noi. Ecco, noi abbiamo ascoltato che l'amore di Dio è stato riversato per noi per mezzo dello Spirito, e lo Spirito ci convince quanto al peccato,
e lo Spirito ci fa riconoscere il Signore e Salvatore. Quindi il vero motore di tutto ciò che muove il cristiano è lo Spirito. E lo Spirito continua l'opera di Gesù, anima la Chiesa, anima la comunità, anima ciascuno di noi. E lo stesso Spirito che agiva in Gesù oggi può agire in te, in noi, nella comunità. E Gesù stesso che ce lo ricorda al versetto 12 del capitolo 14 del Vangelista Giovanni: chi crede in me farà le stesse cose che ho fatto io e ancora di più grandi ne farà, perché io vado al Padre. E allora potreste chiedermi: ma com'è possibile tutto questo? E Gesù dice ai suoi e anche a noi: lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. È il versetto 26 del capitolo 14, sempre di Giovanni. Gesù, in poche parole, ci rassicura e rassicura i suoi: non vi lascerò mai da soli, manderò il mio Spirito, sarà lui a ricordarvi ogni cosa. Bene, queste parole non furono comprese dagli apostoli, non capivano ad avere l'esperienza dello Spirito, un'esperienza che li ha messi in condizione di poter testimoniare con la propria vita, fino a consegnare la propria vita per amore di Gesù. Ecco, tutto questo, cari amici, deve farci riflettere. Abbiamo dentro di noi lo Spirito di Dio che vuole lavorare in noi e vuole lavorare a favore di tutti quei fratelli, amici che il Signore vuole farci incontrare. In modo particolare mi veniva alla mente l'esperienza proprio che è stata di un dottore della legge, un fariseo, che aveva compreso che Gesù compiva opere che se Dio non fosse stato con lui non poteva compiere. E proprio di notte lo va a visitare, ricordate l'episodio? Bene, Gesù gli ricorda che per rinascere a vita nuova bisogna rinascere dall'alto, ma ancora non capiva Nicodemo come poteva ritornare nel grembo della madre, e Gesù ancora una volta gli fa capire che bisogna rinascere dall'acqua e dallo Spirito. Quindi questa vita nuova è possibile solo grazie allo Spirito, solo grazie a questa azione santificante dello Spirito che ci unisce a Cristo e che ci fa un solo corpo. Dove sperimentiamo poi il fare un solo corpo? E lo vediamo realizzato nella Chiesa, perché è la Chiesa che continua l'opera di Gesù. Gesù stesso l'ha voluta. Gesù stesso ha detto a Pietro: le porte degli inferi non prevarranno e la Chiesa resterà per sempre in eterno fino alla fine dei tempi. Bene, ancora una volta noi dobbiamo rinnovare in noi questa gioia di appartenere alla Chiesa, questa gioia di vivere nello Spirito, questa gioia di continuare l'opera dello Spirito. E uno solo è lo Spirito, uno solo è lo Spirito che ci spinge a incontrarci, a vederci, a confrontarci, a fare in modo che tutto quello che noi viviamo non sia qualcosa di particolare, soltanto destinato alla nostra vita, ma tutto questo, quindi tutto ciò che lo Spirito ci può poi regalare in doni, carismi, possa essere condiviso in una comunità. Io ho bisogno dell'altro, ho bisogno cioè di completare nell'altro l'opera dello Spirito. Abbiamo bisogno cioè di non rimanere da soli. Chi mi ascolta può darsi che non ha ancora incontrato questa esperienza, può darsi che in questo momento non sa nemmeno dove riferirsi. Bene, io vi invito a digitare sul vostro motore di ricerca rnsitalia.it, perché lì voi troverete sicuramente la possibilità di trovare un posto dove fare un'esperienza in un gruppo, in una parrocchia, e così vivere la vostra fede rinnovata nello Spirito, così come ci invitava a fare Gesù. E come movimento ecclesiale,
chiaramente noi ci sentiamo parte di questa Chiesa, parte di questa realtà che è multiforme, che ha regalato alla Chiesa tante forme, tanti carismi, e noi rappresentiamo certamente una di queste. E noi siamo veramente contenti, da quasi 50 anni, a fare questo percorso e testimoniare che lo Spirito è vivo e agisce, Gesù vive attraverso l'azione dello Spirito. Siamo in tante realtà, tanti cenacoli, tanti gruppi, tante comunità, ma uno solo è lo Spirito che ci anima, è una sola la speranza, è una sola la nostra fede. Ecco, le parole di Paolo alla comunità di Corinto, che hanno fatto da sottofondo a questa mia riflessione, battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo, richiamano la preghiera di Gesù al Padre: come tu Padre sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una sola cosa. E Giovanni 17:21 è la preghiera che Gesù fa al Padre perché ciascuno di noi possa essere nell'unità della Trinità e non possa perdersi. È la preghiera sacerdotale di Gesù che ancora una volta sentiamo vicino a noi anche in questo tempo particolare, dove siamo stati certamente isolati, perché chiaramente le condizioni sanitarie ci conducono a vivere isolati, ma non siamo soli, non siamo soli. Stiamo vivendo una comunione spirituale e lo Spirito sta lavorando in noi, lo Spirito ci sta facendo apprezzare ancora di più il desiderio di manifestare in questo corpo, anche fisicamente, poi la nostra gioia di appartenere a Lui. Siamo veramente in un cammino di conversione, quindi siamo sicuri che Gesù ci sta vicino, che ci accoglie, che siamo parte di una stessa famiglia, apparteniamo a Lui. Siamo i figli di Dio, figli prediletti, figli amati da Lui. Bene, quando ci riuniremo dobbiamo rendere questa testimonianza. Gesù stesso ci invita a dire: guardate come si vogliono bene e da questo capiranno che siete miei. Questo desiderio sia custodito in noi in questo tempo e sia poi manifesto nel momento in cui riusciremo ancora una volta a ritrovarci nei nostri incontri comunitari. Ma prima di lasciarvi, è terminato questo tempo del cammino del seminario di Vita Nuova, voglio introdurre quello che è lo spazio che normalmente ho occupato in quest'ora di riflessione che abbiamo proposto. E parto ancora una volta da una parola che troverete sul nostro sito www.rns-italia.it, e saranno messe subito in evidenza queste tre nostre campagne: io sto a casa e prego, io sto a casa e dono, io sto a casa e intercedo. Bene, se voi cliccate su io sto a casa e dono, comparirà questa parola che io adesso vado a leggervi: ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Ecco, io intanto voglio ringraziare quanti già hanno risposto a questo appello. Abbiamo raccolto già 45.000 euro e questi sono soldi benedetti che arrivano in un momento importante della nostra vita, dove noi non riusciamo certamente a soddisfare tutti i bisogni economici. Avete sentito Alberto quando vi parlava dei vari progetti, di tutto quello che ci attende della nostra missione. Certo, è una piccola somma rispetto a quello che ancora a noi necessita, ma è provvidenza. E io vi invito a continuare a donare nelle modalità e nei modi in cui abbiamo messo in quella pagina sul sito. C'è la possibilità di utilizzare l'home banking con il bonifico da casa o con le carte di credito. Ma oggi è sabato e voglio
chiaramente porre l'attenzione a Maria. Oggi è il giorno dedicato a lei e questo pomeriggio alle 18, al nostro appuntamento, io sto a casa e intercedo, sarà proprio lei, la nostra alleata, a presentare al padre e al figlio le necessità, le intercessioni, le preghiere che voi state già inviando, numerose, che vengono messe lì ai piedi di Gesù. È lì che noi adoreremo Gesù e che presenteremo le nostre necessità. C'è una parola di Gesù che dice: dove due o tre riuniti nel mio nome sono lì, io sono lì in mezzo a loro. Bene, noi siamo più di due o tre, siamo un popolo in cammino. Presentiamo le nostre intercessioni all'indirizzo email che abbiamo predisposto. Io intercedo, @rns-italia.it. Prima di lasciarvi, recitiamo insieme un'Ave Maria per quanti in questo momento sono moribondi, per quanti in questo momento stanno soffrendo in un letto di ospedale, per quanti in questo momento sono lontani dai parenti che stanno soffrendo. Soffriamo con loro, soffriamo ai patimenti di Cristo, uniamo tutto questo ai patimenti di Cristo. Ecco, sia Maria in questo momento a provvedere per ogni necessità, in ogni ambiente dove c'è dolore e sofferenza. E allora, prima di lasciarvi, recito con voi questa Ave Maria con queste, queste intenzioni. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dio ci benedica.